nella definizione di limite abbiamo sottolineato più volte il fatto che in x con 0, se stiamo calcolando il limite per x che tende a x con 0 di f di x, non è necessario che la funzione sia definita, ma solo che x con 0 sia punto di accumulazione per il dominio della funzione. Ora, però può succedere che comunque la funzione sia definita in x con 0, non è vietato che lo sia. Quindi se la funzione è definita in x con 0, si possono presentare a questo punto due casi. Il primo caso è che il limite per x che tende a x con 0 di f di x coincida con il valore che la funzione assume in x con 0, cioè coincida con l'immagine di x con 0 attraverso f e quindi ci sia questa uguaglianza. Oppure, secondo caso, che il limite non coincida con il valore della funzione. Volendo rappresentare graficamente queste due situazioni in maniera schematica, possiamo eseguire questi due disegni. Allora, supponiamo che questo sia il valore che la funzione assume in x con 0, quindi f di x con 0, e questo coincide con il limite. E siamo nel primo caso. Il secondo caso invece potrebbe essere rappresentato in questa maniera, non è l'unica possibilità, questa è una delle possibilità. Allora, vedete, questo è il valore che la funzione assume in x con 0. Questo è il valore del limite, cioè se io calcolo il limite della funzione viene fuori questo valore e questo invece è il valore che la funzione assume nel punto x con 0, questo x con 0. Allora, quando si verifica questa situazione, diremo che la funzione è continua in x con 0. Se la funzione è continua, questo vuol dire che ho una possibilità molto molto interessante di calcolare il limite. Cioè, se io so che una funzione, so in partenza che una funzione è continua in un certo punto, posso tranquillamente calcolare il valore della funzione nel punto e dire che questo è il valore del limite. Per esempio, come vedremo subito dopo, le funzioni polinomiali sono funzioni continue in tutto il loro dominio, che coincide con R. Allora, se mi viene chiesto di calcolare, per esempio, il limite per x che tende a 2 di x quadrato meno x, che è una funzione polinomiale, io posso tranquillamente dire che questo limite coincide con f di 2 e quindi questo limite è uguale a 2 in questo caso. E quindi capite bene che è una possibilità che dilata molto le nostre. È una proprietà che dilata molto le nostre possibilità di calcolare i limiti in maniera semplice. Allora, formalizziamo un po' il discorso. E diciamo innanzitutto qual è la definizione di funzione continua. Quindi abbiamo una funzione f di x e questa funzione è definita in un intervallo che contiene al suo interno x con 0. Supponiamo che la funzione quindi abbia, diciamo, sia definita in tutti i punti di questo intervallo. In questo caso possiamo affermare che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di se il limite per x che tende a x con 0 di f di x coincide con il valore di f nel punto x con 0, cioè f di x con 0, definiamo questa funzione continua in x con 0. Se una funzione è continua in tutti i punti del suo dominio, si dice che che f di x è continua in D. Nel dominio della funzione. Naturalmente può anche essere definita in un sottoinsieme del dominio, per esempio in un certo intervallo, non in tutto il dominio, ma in un certo intervallo può essere continua. In questo caso diremo che continua in quel dato intervallo.
Qual è l'estensione di questa possibilità che vi ho detto, cioè di calcolare il limite attraverso i valori della funzione? Noi vi anticipo un qualcosa che faremo successivamente, però giusto per darvi l'idea dell'importanza di questo concetto. Uno dei teoremi che studieremo in seguito è il teorema della somma dei limiti, che dice che se due funzioni, f e g di x, hanno limiti finiti per x che tende a x con 0, allora il limite della somma delle funzioni è uguale alla somma dei limiti. Quindi il limite per x che tende a x con 0 di f di x più g di x, quindi supponiamo che i limiti di queste due funzioni singolarmente presi siano finiti, allora possiamo scrivere che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è più il limite per x che tende a x con 0 di g di x. Questo fatto, allora, che cosa ci permette di dire? Ci permette di dire che se io so che, per esempio, questa funzione è una funzione continua in tutto il suo dominio e quindi so qual è il suo limite, e questa è un'altra funzione che continua nel suo dominio e conosco quindi il valore della funzione in questo punto, posso calcolarmi tranquillamente il limite di questa somma facendo la somma dei limiti. Esempio, limite per x che tende a, supponiamo 1, di x al quadrato più e elevato alla x. Come vedremo subito dopo, queste due funzioni sono entrambe continue. Questa è quella polinomiale di cui abbiamo già trattato e questa è l'esponenziale che pure essa continua in tutto quanto r. Quindi, siccome i limiti di queste due funzioni singolarmente presi sono finiti, possiamo scrivere che il limite di questa somma è uguale al limite della prima funzione più il limite della seconda funzione. E quindi scrivere che questo limite è uguale a 1 più e. E quindi ho calcolato anche in questo caso il limite in maniera estremamente semplice. Allora, la prima cosa da fare è prendere in esame le funzioni elementari e verificare se sono continue. Ed è quello che, diciamo, si fa molto facilmente applicando la definizione. Vediamo un pochino più in dettaglio. La funzione costante, cioè f di x uguale k, è una funzione continua su tutto quanto R. Le funzioni polinomiali di qualsiasi grado sono continue su tutto quanto R. La funzione potenza con esponente reale è continua sul proprio dominio, x maggiore di 0, e in particolare lo è la radice quadrata, continua in tutto il suo dominio. Le funzioni goniometriche, sin x e cos x, sono continue su tutto R. La funzione tangente è continua nel suo dominio, cioè per x diverso da pi greco mezzi più kp greco. Quindi è chiaro che qui la funzione non è neanche definita, quindi non si può parlare di continuità, ma in tutti gli altri punti la funzione è continua. Lo stesso per la cotangente, naturalmente per x diverso da kπ greco, cioè 0 più kπ greco. Diciamo che questo concetto quindi verrà sfruttato ancora più a fondo nelle prossime lezioni con i teoremi sui limiti, sulle operazioni che concernono i limiti, e quindi volevo darvi l'idea di come diciamo, evolverà più lo studio dei limiti, cioè a parte l'applicazione della definizione per verificare che un certo limite sia vero o no, il calcolo effettivo segue un altro percorso. Sempre per anticiparvi quello che poi sarà, diciamo, lo sviluppo futuro. Questi teoremi ci permettono di risolvere in maniera estremamente semplice la situazione in molti casi, ma in molti altri casi no, questo è il punto. In molti altri casi non abbiamo teoremi che ci permettono di affermare così semplicemente qual è il valore del limite di funzioni diciamo più complesse, e quindi lì dovremo studiare degli altri metodi che ci permettono di risolvere la situazione. Quindi questo è per avere una panoramica su quello che sarà il futuro. Adesso, nella seconda parte di questa lezione,
Volevo tornare a farvi un esempio di verifica del limite attraverso la definizione, perché so che all'inizio diciamo, lascia piuttosto disorientati il procedimento di calcolo, quindi è bene vedere qualche altro esempio. E quindi svolgo adesso l'esercizio 137 di pagina 1384, dove si tratta di verificare questo limite attraverso la definizione. Limite per x che tende a 2 di 1 fratto logaritmo in base 2 di x, si deve verificare che sia uguale a 1. Allora, si parte sempre dal costruire dalla disuguaglianza f di x meno l minore di epsilon, che ci fa partire dal fatto che il valore che la funzione assume in un certo x deve essere compreso in un certo intervallo comprendente il limite che vogliamo verificare. Nel nostro caso questo diventa 1 fratto logaritmo in base 2 di x, che è questa espressione qui, meno il limite che vogliamo verificare in modulo minore di epsilon. A questo punto andiamo a semplificarci l'espressione. Ci facciamo il minimo comune multiplo qui. Ecco, e ci trasformiamo subito questa disequazione con il modulo nel sistema 1 meno logaritmo in base 2 di x fratto logaritmo in base 2 di x maggiore di meno epsilon. 1 meno logaritmo in base 2 di x fratto logaritmo in base 2 di x minore di epsilon. E chiamiamo A questa disequazione e B quest'altra. Andiamo a risolverci la A. Allora, qui ci portiamo il meno epsilon nel primo membro. Maggiore di 0. Allora, attenzione, logaritmo in base 2 di x in generale può essere positivo o negativo, quindi diciamo la disequazione andrebbe risolta studiando il segno di questa frazione. Però noi stiamo calcolando il limite per x che tende a 2, cioè stiamo in un intorno di 2, cioè in un intorno che noi immagineremo molto piccolo di 2. Ciò significa che questa espressione, per quello che interessa il nostro studio, è sicuramente positiva, perché logaritmo in base 2 di 2 è 1, è un intorno piccolo di 2, corrisponde a un valore che naturalmente potrà essere un po' minore, un po' maggiore di 1, ma sicuramente positivo. Quindi nel nostro intervallo, nell'intervallo di interesse, questo denominatore può essere eliminato e quindi questo ci porta subito a semplificare la soluzione della nostra disequazione, che quindi diventerà logaritmo in base 2 di x che raccogliamo maggiore di meno 1. Dopodiché cambiamo il segno, il verso alla nostra disequazione e quindi avremo 1 meno epsilon che moltiplica logaritmo in base 2 di x minore di 1, e infine logaritmo in base 2 di x minore di 1 fratto 1 meno epsilon, con x quindi minore di 2 elevato alla 1 fratto 1 meno epsilon. La B, procedendo alla stessa maniera, ci conduce a quest'altra invece. Allora, qui abbiamo sempre, facciamolo completamente, quindi così non lasciamo dei dubbi. Questo lo eliminiamo con un ragionamento analogo al caso precedente.
E qui abbiamo 1 più epsilon che moltiplica logaritmo in base 2 di x. Mettiamoci il meno davanti, poi cambieremo il segno a tutto. E quindi avremo logaritmo in base 1 logaritmo in base 2 di x maggiore di 1 fratto 1 più epsilon, laddove ho cambiato il segno e il verso a tutta la nostra disequazione. Quindi abbiamo che x è maggiore di 2 elevato alla 1 più epsilon. Ora, abbiamo quindi trovato che la x deve essere contemporaneamente, piazziamo questi valori qui, qui abbiamo 2 elevato alla 1 fratto 1 meno epsilon, 2 elevato alla 1, 1 più epsilon. Abbiamo trovato questi valori, quindi se questo è un intervallo di 2 abbiamo verificato la nostra tesi. Attenzione, come vi dicevo la volta scorsa, non dovete sottovalutare il fatto che dovete comunque provare che si tratti di un intervallo del punto in questione, perché molto spesso si è molto superficiali volendo dimostrare in maniera un po' frettolosa la correttezza del limite. Sì, è un intervallo, beh, va provato. Allora qui per esempio dobbiamo provare che questo numero è sempre più piccolo di 2 e questo è sempre più grande di 2. Per provarlo io posso semplicemente andare a provare che questo esponente è sempre minore di 1 e questo esponente è sempre maggiore di 1. È facilissimo provarlo, ma bisogna farlo. Allora, qui per esempio 1 fratto 1 più epsilon, sempre minore di 1. Faccio il bravo passaggio, 1 meno 1 meno epsilon, minore di 0. Meno epsilon fratto 1 più epsilon, e questo è vero, perché epsilon è un valore reale positivo e col meno davanti è negativo. Questa espressione è senz'altro positiva, quindi questa è verificata per ogni epsilon. Analogamente, 1 fratto 1 meno epsilon è sempre maggiore di 1, perché 1 meno epsilon, e qui abbiamo 1 meno 1 più epsilon, e questo maggiore di 0. E quindi, per ragionamenti che potete facilmente capire, epsilon è sempre positivo, così come è positivo questo, visto che epsilon è sempre molto piccolo, anche questa è verificata per ogni epsilon. Allora, questo ci dà la certezza che questo numero è sempre a sinistra di 2 e questo numero è sempre a destra di 2, e quindi insieme costituiscono un intorno completo di 2, e questo dimostra che il limite che abbiamo calcolato, che il limite, diciamo, proposto è corretto.